Salve, sono Sergio Malavasi di maremagno.com e della libreria Malavasi. Oggi parliamo di un libro bellissimo in compagnia di Giacomo Coronelli. Buongiorno Sergio, ben trovato. Allora, questa è la prima edizione del deserto con sovracoperta. Con sovracoperta, attenzione, nella legatura hardcover, copertina rigida via, usiamo l'italiano, con la sovracoperta. Il tema qui di questa copia, che non è naturalmente una copia unica, ma è una copia, una delle rarissime copie in tela che conservano la sovracoperta, il tema è proprio il fatto che anche le copie in tela uscirono con una sovracoperta. È una specie di nuovo, è la prima volta che lo vedo con la sovracoperta. Ecco, non è così facile. Assolutamente, tant'è che la nostra Bibbia, la Bibbia del Novecento, che è il Gambetti Vezzosi del 2007, scriveva in maniera molto netta che esiste una tiratura cover in tela non prevista con la sovracoperta. Addirittura. Effettivamente ci capitano molte copie in tela senza sovracoperta, e il che fa pensare che probabilmente qualcosa successe, le sovracoperte furono stampate in ritardo. L'anno della prima edizione è 1940. Ecco, non mi ricordo se era già scoppiata la guerra o no quando è uscito. Allora, c'è il mese, quindi poi tu 25/4 1940. Quindi era ancora in pace. Era ancora in pace. Ne esce, il mese di stampa è importante, è finito di stampare è importante perché ne esce una seconda edizione identica, ovviamente non in tela, in brossura, perché forse lo diamo per scontato, ma appunto tela e sovracoperta, brossura e sovracoperta. E l'argomento, la novità è che accertiamo e diciamo una volta per tutte che esiste anche la sovracoperta per l'edizione in tela. Due dettagli interessanti. Primo dettaglio è il prezzo, lire 20, mentre le sovracoperte dell'edizione in brossura hanno lire 12, costavano diversamente, cioè questa è una vera e propria sul modello inglese. Una bella edizione di lusso. Un'edizione hardcover di lusso, forse di lusso è eccessivo, comunque vabbè, l'edizione che costa di più, anche vabbè, oggi no, e in Audi mette fuori prima più, i cartonati più di con la pregio, sovracoperta, esatto, poi le brossure. L'altro dettaglio carino è questo, cioè la quantità di immagine, perché questa sovracoperta è bellissima, va vista così, è appena una fotografia a pieni margini, anzi al vivo proprio, smarginata, che copre l'intera campitura, la prima e la quarta di copertina del dorso. C'è una parte di immagine che viene ripiegata nella letta. Nel caso dell'edizione in tela la parte che sborda è minore, nel caso dell'edizione in brossura la parte che sborda è maggiore. Le sovracoperte misurano, abbiamo fatto la prova con una sovracoperta della brossura eccetera, misurano uguali, quindi la cosa che abbiamo pensato è che la sovracoperta viene disegnata dal grafico pensando al fatto che venisse ripiegata su un esemplare in tela, e poi naturalmente non è che rifanno il disegno per le emissioni in brossura, cambiano solo il prezzo, e quindi andando poi a piegarla in legatoria professionalmente sulla brossura c'è più immagine che va di là. Proprio così. Allora, un libro, aggiungo un'ultimissima nota, un libro mitico per molti versi, un libro che ha fatto epoca, e un libro che ha anche una dimensione internazionale, cosa che non tutti i libri della nostra letteratura hanno, ma Il deserto dei Tartari e Dino Buzzati è molto amato in Francia e negli Stati Uniti, insomma, quindi è una prima edizione importante che diventa interessante anche nel resto del mondo. Questo
fa molta differenza nel prezzo, perché un conto è per un libro essere internazionale e un conto è essere, tra virgolette, nazionale. Il collezionismo è nazionale, ma e quindi, i pezzi che riescono ad avere una platea maggiore sono ovviamente più interessanti. Questo è venduto, allora, a... l'abbiamo quotato 3.800 euro in catalogo, ed è insomma un primo prezzo, perché ci siamo presi la briga insomma di sollevare questo caso. Personalmente, da esperto un po' dell'argomento del Novecento in generale, io ritengo che comprare questo libro oggi sia un sicuro investimento, anche se non li si compra e non li si vende per investimento, ma perché facciamo cultura e ci piacciono i libri. Però questo è un titolo che terrà e crescerà di valore nei prossimi 50 anni. Molto bene, e io ringrazio. Grazie e a voi. Lo troverete anche su Mare Magno. Al prossimo bel libro.